dite, cominciamo. Prendo un bicchiere d'acqua e arrivo. Buonasera, scusate il ritardo. Qualcuno di voi ha un'idea di quello che vorrà fare da grande? Buongiorno, Amre. Ho letto delle cose su di te sulla lavagna prima. Voi l'avete letto mai il giovane Holden, poi? Sapete che cos'è il giovane Holden, almeno? Dannazione, mi tiro una bottiglia. Signore e signori, buongiorno, bentrovati e benvenuti. Allora, questa storia è una storia che si chiama Adotta uno scrittore ed è un percorso che la Fiera del Libro fa in giro per il Piemonte mandando una serie di scrittori nelle scuole dei più vari luoghi nella regione. Voi mi avete adottato, vi rendete conto di questa cosa? Cioè, una roba... Il Salone Internazionale del Libro di Torino non dura in realtà soltanto 5 giorni, tutto il resto dell'anno lavora appunto il Salone del Libro come laboratorio, lavora con le librerie, le biblioteche, i centri, le case di quartiere, i circoli di lettura e lavora soprattutto con le scuole. E allora uno dei progetti di cui andiamo più fieri è Adotta uno scrittore, perché ha una forza speciale, è una scintilla capace di accendere la voglia di leggere tra i giovani, aiutandoli a crescere come studenti e soprattutto come cittadini liberi e consapevoli. Anno dopo anno Adotta uno scrittore è cresciuto, fa capire appunto agli studenti che la letteratura è una cosa viva. Abbiamo sempre creduto nel potere unico dei libri come strumento di dialogo, di confronto e oggi più che mai di pace. E credo che sia proprio questo il senso degli incontri, cioè costruire tutti insieme una rete di riferimenti, un tessuto di esperienze con cui misurarsi e con cui confrontarsi per raccontare appunto la realtà di oggi e per raccontare se stessi all'interno di questa realtà. Allora, la scritta è uno strumento formidabile, è un mezzo attraverso il quale possiamo costruire civiltà di pace, ma possiamo soprattutto fare del male, e loro devono imparare, secondo me, a capire il significato e il senso di questa cosa qui. Quello che io vorrò fare con loro è dimostrare loro come i libri e la parola scritta possano effettivamente, concretamente cambiare il mondo. Riflettere su quel cambiamento, dargli un nome, dargli una forma, dargli un aspetto, e questa cosa secondo me è molto importante, soprattutto a questa età in cui assorbi spesso senza accorgertene, no? Per esempio, questa potrebbe essere una cosa che potete sviscerare davanti alla telecamera. Ecco, c'è un volontario, no? È un'intervista frontale, quindi tutti quanti devono... No, chi vuole? Andrea vuole, per esempio, si è alzato. Io... è evidente che vuole. Tipo come inizio, ciao, sono Giovanni. Come si può dire... alla ricerca, cioè di... Prof, mi fa ridere Andrea, cioè non si può, prof. Uno per gruppo, così almeno vediamo quanti... qui abbiamo quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Adotta uno scrittore porta nelle scuole una figura che spesso viene soltanto studiata sui libri e quindi si immagina che gli scrittori siano o tutti morti o tutti dei personaggi piuttosto peculiari. È l'unica occasione in cui tu vai in giro a parlare di libri, a parlare di letteratura o dell'indotto letterario in cui trovi delle persone vive. Male non li ha fatto, insomma, secondo me. So dirgli se li ha fatto bene, non lo so. Male sicuramente no. Scusa, con cosa devo iniziare? Adottare uno scrittore per... Dobbiamo rifare, no? Per far capire ai ragazzi come montare una storia, come farla nascere. E anche per sentirsi meno soli. Il fatto che abbiamo parlato di cose normali. Quasi una lezione di vita. Sono stata 3 ore zitta e attenta, non sono mai stata. Lo stupore. La passione. Epico. Pazzesco. Quando incontro dei ragazzi che sono già usciti da questo liceo,
e una delle cose che ricordano di più è l'esperienza di Adotto uno scrittore. È stato molto bello, in questi giorni ho incontrato dei ragazzi molto bravi. Essere adottato è una sensazione molto bella perché ti senti proprio scelto e quindi hai la responsabilità, tra virgolette, di restituire altrettanto. Questo scambio in cui uno apprende dall'altro, più che altro io apprendo quando sono noiosissimo vedendo i cali di tensione che ci sono negli ascolti, pone una delle grandi condizioni che è necessaria per scrivere e per leggere, cioè essere in grado di ascoltare. La verità è che ogni volta che incontro una scuola o un gruppo di ragazzi, io più che dire sono più curioso di cercare di sfruttare un po' di tempo per capire. Per dedicare del tempo a loro, anche alle loro inquietudini, al loro bisogno di rivolta. Dire essere dei rivoluzionari, la differenza tra rivoluzionario e ribelle, il concetto delle regole, regole da cambiare, regole da obbedire, regole da disobbedire. Ragionando su questi temi, i ragazzi incontrano il dubbio, che è secondo me l'elemento essenziale per poter crescere. Allora, io ho ricevuto un elenco di argomenti di cui si poteva parlare, che voi avete concordato insieme, suppongo. Abbiamo parlato della reazione di mia suocera al mio libro molto autobiografico. Come sempre accade in queste situazioni, i ragazzi sparigliano le carte. Sono diventati protagonisti del lavoro. Quelli che dovevano essere degli appuntamenti di tipo narrativo, no? Si sono trasformati in appuntamenti laboratoriali. Dei momenti di approfondimento attraverso il gioco, che è una cosa in cui credo particolarmente. Praticamente tartassato, mi hanno tempestato con tutta una serie di domande molto puntuali. E sono quelle in cui lo scrittore normalmente è costretto a inventare, a fare letteratura mentre risponde, non dando spiegazioni, ma in qualche modo aggiungendo una pagina non scritta a quelle scritte. Sono riusciti prima a raccontare e poi anche a mettere queste parole per scritto, che sono dei passaggi non banali. Mi ricordo l'esame per vedere a che strumento fossi portato. Mi ricordo che volevo il pianoforte. Mi ricordo che mi hanno dato una chitarra. Mi ricordo mia madre che faceva l'aeroplano con il cucchiaino per la minestra. Mi ricordo il battipanni di mio nonno. Comunque la vista non è l'unico problema. Infatti c'è anche la testa della compagna seduta davanti a impedirmi di capire qualcosa durante le ore di lezione. Ho una passione sfrenata per le scarpe, è quasi un'ossessione. Non ho orecchie, ma posso avvertire certe sensazioni, posso sentire la vibrazione dell'organismo a cui appartengo quando suona la campanella dell'ultima ora del mattino e in quel momento iniziano gli attimi più emozionanti della mia giornata da stomaco. Non siete forse voi padroni delle vite degli altri? Quanti anni cadranno prima di un giusto merito? Quanta carta dovrà ancora essere spolverata? Forse mai giungerà il giorno dei lauri dorati, dove vermigli unicorni solcano limpide distese, alieni al fango dell'umano macabro meccanismo. Questo è un pezzo molto divertente. Qualcuno ha dei commenti da fare sul racconto di Sara, che ha letto la storia dal punto di vista del cane? C'è qualcuno di voi che ha scritto cosa non sarete mai disposti a fare? Non ricordo poi se dovevamo fermarci nel nord della Francia o se dovevamo andare verso la Finlandia, vero? E l'idea era infilarsi dentro una nave o infilarsi dentro, no, camion, dentro, il un, camion, ca- dentro un camion che poi si imbarca sulla nave. Se la letteratura ha uno scopo, e questo è tutto da dimostrarsi perché c'è anche chi dice che uno scopo non ce l'ha per nessun motivo, se la letteratura ha uno scopo ha quello di raccontare evidentemente delle storie. Gli aborigeni, gli indigeni della foresta, gli eschimesi, tutti producono storie e ascoltano storie. Credo che raccontare storie abbia senso solo se queste storie ti riguardano sanguinosamente. Se come orizzonte di valori, problemi aperti, eccetera, questi sono problemi che se le storie sanguinano. Veramente, magari potrebbe essere un fotogramma, come un fotogramma di un film, come una fotografia. Sento anche il profumo dentro queste immagini e aggiungo un'immagine dopo l'altra.
Il libro è costruito così, un'immagine dopo l'altra. Le storie sono tante cose, le storie sono quelle che raccontiamo con la voce, le storie sono i film, i fumetti, i videogiochi, il teatro, tutto. Le storie ci circondano continuamente, ci pervadono. Oggi c'è un sacco di offerta di storie vere, ma non tutte le storie vere diventano vere storie. Anche un libro di storie è la scelta di un tema in un periodo attraverso dei personaggi, attraverso un montaggio. Se io mi metto qui, cambia il mio sguardo. La storia funziona esattamente così, non esiste una storia possibile. Ci sono un sacco di vuoti in ogni storia che racconti, anche nella mia ovviamente, di cose non dette, descrizioni non fatte, che vengono riempite dal lettore. Quindi noi abbiamo davanti, io ho davanti la storia che vi sto raccontando, ma in realtà io non la conosco, cioè la mia storia che è diventata una storia che si è completata, è una storia piena di spazi. E voi, dentro di voi, in quel momento sentirete un'altra storia e vorreste dire a vostra madre: no, aspetta un attimo, guarda che non è solo un pane raffermo lì, è il tempo che è passato. E vostra madre dice: ma sei fuori? Scrivere non è facile come pensavo. Scrivere un libro io pensavo che fosse una cosa facile, invece ci vogliono dei mesi, anche degli anni per fare un libro, e più anni ci metti e più il libro può diventare bello. Sicuramente è un lavoro molto lungo, emotivamente a tratti devastante, altri momenti meraviglioso. Questo è tutto il mio ufficio di lavoro. Io scrivo a mano. Sono tutte penne stilografiche. Questa classe è scrittura. Un'acconciatura di capelli è scrittura. Un gol di Messi è scrittura. Uno sbadiglio è scrittura. Ha a che fare con la germinazione, con l'incontro, con una cosa così. Mette nelle condizioni di prendersi cura di qualcosa e di risponderne direttamente. Vuol dire fare attenzione a tutte le cose. Uno racconta le cose perché le cose restino vive. Uno racconta le cose a un certo punto per farle morire dentro di sé. La scrittura serve per prendere quello che sia dentro, metterlo fuori e guardarlo. La letteratura, la poesia, l'arte è un grande fiume e ogni persona che scrive o che fa arte in qualche modo va, prende una secchiata da quel fiume e poi la restituisce. Perché le cose che hai pensato non vadano perse, perché se non scrivi in testa hai un groviglio di pensieri che è difficile poi sgrovigliare. Per mettere un po' di ordine nel caos. Perché comunque ti rende irrequieto, non ti fa dormire, ti rende sempre vulnerabile. Ciascuno diventa il precipizio di se stesso, cioè precipita dentro se stesso, nella zona più buia e oscura di sé. Nascite e lutti e emozioni da elaborare, profonde però, che è bene anche che non vengano alla luce in maniera consapevole. E quando vengono toccate vuol dire far manutenzione di tutto quello che siamo. C'è una cosa che sia il pensiero, sia le sensazioni scontano, che purtroppo è come se dovessero passare in un imbuto. L'ambizione della semplicità è un'ambizione altissima, secondo me. Devi cercare la parola che tiene il concetto più avvolto, più stretto, dove il pensiero che tu hai non balla. Che almeno al primo impatto sia perfettamente leggibile, non nasconda niente. Voi ci pensate mai, al di là di tutto, al fatto che avete una storia alle spalle, un avvenimento, una narrazione che vi ha fatti quelli che siete? Quel piccolo particolare della vostra vita che, a ripensarci dopo, vi siete detti, però
questa cosa qui mi ha condizionato, no? Ho scritto un romanzo giallo, in cui incominciava che ammazzavano il mio vicino di casa. No, perché era il tipo che sta sempre dietro le finestre, che ti requisisce il pallone, che brontola, così. Ho detto, vabbè, dal vivo meglio non ammazzarlo, no? Perché non si fa. Però nei libri posso farlo, no? Sono spesso abituata a creare storie parallele alle persone che incontro, a farmi quei generi di viaggi mentali. Qualsiasi, diciamo, spinta a scrivere o a creare qualcosa di, diciamo, di da far vedere alla gente, deve partire innanzitutto da una passione. Ho un ragazzo, o comunque di alcuni ragazzi che hanno a che fare con l'occulto, con l'horror. Scriverei un'autobiografia, perché in questi ultimi anni ho passato diverse esperienze di diverso tipo e mi piacerebbe renderle pubbliche. Principalmente perché sono in questa scuola, siamo circondati da donne ovunque e è affascinante capire i diversi atteggiamenti di ognuna, guardare negli occhi ognuna e capire cosa prova quando ti dice una determinata cosa, il tipo di comportamenti che ha, come ti dimostra il suo affetto. Sarebbe sicuramente la biografia in chiave narrante di uno scrittore che a me piace. Se dovessi scrivere un libro, scriverei la biografia di Michael Phelps. Di una storia fantasy, però tutta in versione manga. La fantasia su un mondo senza molte convenzioni o obblighi sociali. Un breve racconto di come i giovani siano soli sostanzialmente di fronte al mondo esterno. Solitudine. Ci sono tutti sti scatoloni pieni, fatti, e uno c'ha il suo scatolone, sta nel suo scatolone, o scatolino, o scatoletto, e così. Poi ci sono forze inscatolanti e forze saltellanti, e quindi si gioca tutto tra queste cose. Qua, se siamo saltellanti o inscatolanti, non lo sappiamo, e quindi la speranza è di essere sempre saltellanti e portare tutti al saltellamento, ecco. Però invece magari no. E l'esigenza di uscire fuori dalle semplificazioni che uccidono ovviamente non soltanto la letteratura, ma la nostra società stessa, il nostro modo di essere, il nostro modo di stare insieme. Siccome la frontiera è il tema chiave della nostra contemporaneità, però allo stesso tempo ce ne sono tante di frontiere, non è solo quella del Mar Mediterraneo, ma quelle che implementiamo all'interno della nostra società. E se l'obiettivo è quello di guardare oltre al confine, di costruire dei ponti e non dei muri laddove ci siano delle frontiere, credo che dobbiamo preoccuparci di farlo non solo quando guardiamo il mare a sud di Lampedusa, operazione doverosa, necessaria, oggi da compiere, ma anche quando guardiamo al di qua del mare, all'interno delle nostre società, all'interno delle nostre città, e ci sono fratture che attraversano i quartieri, fratture che attraversano chi è dentro e fuori un carcere, e fratture che è bene, prima ancora che redimere, prima ancora che curare, cogliere, analizzare, raccontare, ma soprattutto attraversare nel confronto tra parole. Non c'è esperienza che non sia l'esperienza di ciò che mi è distante, di ciò che non rientra in quel contesto linguistico, culturale o di esperienza che mi sono fatto fino a quel momento. Faccio esperienza laddove io attraverso una distanza. La possibilità di instaurare una comunicazione con persone che non sono madrelingua o con persone che vivono comunque una condizione molto particolare, come possono essere i ragazzi di un carcere minorile, insomma, è una cosa interessante e stimolante. Il momento in cui ci siamo incontrati alla fine in sala polivalente è stato un momento, secondo me, di educazione diffusa, non è retorica. Eravamo persone, abbiamo fatto comunità, abbiamo tirato fuori emozioni e sentimenti nostri, di tutti. Non abbiamo educato nessuno, ma ci siamo educati reciprocamente. Bisogna comprendere che la nostra organizzazione, quella penitenziaria, in particolare per le case di reclusione, ha necessità di passare appunto attraverso questi progetti, anzi, meglio ancora, di farli propri. Per una ricerca introspettiva, per un valore di analisi che negli anni hanno sicuramente dimostrato che attraverso tali progetti c'è una crescita che porta i detenuti ad una visione e ad una discontinuità rispetto a ciò cui erano abituati sino a quel momento. Scatta subito
a partire dal luogo, a partire dall'incontro di queste, due comunità, un chiaro desiderio di confronto e soprattutto di riflessione. Anche questo mettere in discussione la distinzione che si presume così nitida e stabile tra i buoni e i cattivi, credo che sia qualcosa che ha molto a che fare poi con il compito forse della letteratura. Sono già chiusi dentro le loro pareti. Bisogna trovare sempre qualcosa che permetta di uscire da lì. E questo volare fuori ti permette di guardare il tuo mondo con occhi critici, con considerazione del come ci stai, del perché ci sei finito, no? E quindi anche con la possibilità di un riscatto nel tempo. Parlare con persone per dire di cultura aiuta sempre molto, ti rende più consapevole di tutte le problematiche del mondo, no, non guardare solo i problemi che hai tu. Nel 2012, tramite il liceo artistico, si è prospettata questa opportunità e quindi ho iniziato già da Amara Lacus, che è stato il primo autore che è venuto qua, un evento mai conosciuto all'interno degli istituti. Io ne ho girati tanti. Chi non frequentava scuola dice: come vengono i ragazzi da scuola? Possono entrare, minorenni. E nascono delle cose che uno pensava non sarebbero mai successe. Tu ti ricordi che avevi 20 anni e avevi una mentalità, poi parli con questi ragazzi, vedi che hanno altre visioni, altre aspettative, e vedi che le persone da fuori iniziano a capire più il mondo che vivi qui una volta che ti conoscono. Piove più forte, ma non smettiamo, ci diamo dentro. Dick Balton venne dal campo indiano a spaccar legna per il padre di Nick. Tieni, adesso va avanti tu, ti aiuterà l'Emma. Io devo fare una scappata in bottega. Non sapeva che fosse possibile vedersi negli occhi di un altro, né che ci si potesse vedere dentro due soli. Povera, disse Babette, sorrise come a se stessa. No, non sarò mai povera. La ragazza allargò ancora l'angolo tra il ricevitore e l'orecchio. Sto benissimo, fa un gran caldo. Oggi è la giornata più calda che ci sia in Florida dal... Il guaio, dice Holden, era che non mi riusciva di pensare né a una stanza, né a una casa, né a niente da descrivere, come mi aveva detto di fare straight later. Hai rovinato me per portare quella lurida al mare. E me non mi hai mai portata fino neanche a Torino a vedere il po'. Buttati pure, è così, buttati. E lui, mi sarei già buttato, Giulia, se tu non mi avessi fatto parlare tanto. Il cazzo parte come termine volgare, ma non arriva come tale, poiché nella lingua italiana contemporanea viene usato non tanto nella sua veste di organo sessuale maschile rettile e volendo riproduttivo, ma in qualità di ausiliario, avverbio, sinonimo o simile. E se da una parte possiamo tranquillamente affermare che grazie al cazzo che gli anni 70 sono tutta un'altra decade rispetto agli anni 60, quando il cazzo rispetto a oggi si usava pochissimo, va anche detto che non sempre quello che in apparenza è volgare lo è anche nella realtà. Come nel famoso me ne frego, è il nostro motto, me ne frego di morire, me ne frego di bombacci e del sol dell'avvenire, che malgrado la presenza del me ne frego, volgare non è affatto, ma anzi evoca vette ideali altissime dove osano le aquile. Anche voi qua. Per me la visione è qualcosa che è legato al futuro, alla proiezione che abbiamo del futuro. Ho come l'impressione che abbia preso il posto di una parola che è diventata indicibile, che è la parola rivoluzione. Una cosa che la tua mente cerca di persuaderti ad accettare. Per alcuni, soprattutto qui, magari la visione, la sufficienza di latino piuttosto che di matematica o di qualsiasi altra materia. La senti come se fosse concreta, è come se ti toccasse e ti lasciasse un brivido sulla pelle. Al di là se vi piaccia o meno, se vi piace naturalmente sono più contento perché saremo tutti più contenti di parlarne, ma vorrei anche capire insieme a voi come funziona. Nella letteratura, perché sia tale, importa quello che succede non tra cosa è scritto e lo scrittore, ma tra la parola scritta e il lettore.
Ti dico, in realtà il libro apparentemente ha una struttura, ma si presta anche a essere smontato come i mobili dell'IKEA. Devi cercare di capire dove sei e come sono fatti. I capitoli sono le stanze, ci stanno alcuni passaggi e sono proprio i corridoi. Se tu li cerchi di immaginare in termini spaziali... I personaggi, la storia, tutto il mondo costruito dall'autore abita nella nostra testa anche quando non stiamo leggendo. E nel momento in cui ci riaffacciamo, ricolleghiamo personaggi, trama, a che punto sono arrivato, torno un po' indietro, non mi ricordo, ma questo chi è, eccetera. Improvvisamente è come se ci vedessimo. Ci vediamo senza filtri, come effettivamente siamo, e scopriamo delle cose su di noi che non pensavamo. E questo è il grande prodigio, insomma, dei libri. Ecco perché chi ha un libro letto in più ha sempre una chiave in più per aprire le porte chiuse che noi troviamo nella nostra vita. Scatta la cosiddetta immedesimazione. A un certo punto vi capiterà di avere la sensazione che la voce dentro il libro che state leggendo parli proprio a voi, cioè a te. E non solo parla a te, ma ti dice tutte le cose che tu avresti sempre voluto sapere, o meglio ancora, che avresti voluto dire. A quel punto tu di quel libro non puoi più farne a meno. E funziona un po' come una droga, abbastanza pesante oltretutto, perché tu avevi bisogno di altri libri. Dopo aver letto il libro continuavo a fantasticare rispetto alle cose che c'erano scritte dentro. Quando l'ho finito mi mancava leggerlo, è stata proprio una cosa che... Cosa cerchiamo nei libri? Cioè una storia? Nei libri o in uno che ci racconta una storia, cosa cerchiamo? Cerchiamo che ci restituisca le cose così come sono? Cioè cerchiamo la tranquillità? O cerchiamo qualcosa che ci metta in discussione? Mi fai la domanda perché non l'ho capita. Scusami, guardo te o guardo... No, la cosa... vado? Mi piace leggere perché... Beh, mi piace leggere perché... A me piace leggere perché è bello. Perfettamente a immedesimarmi in universi paralleli. Tutto quello che ho intorno sparisce, cioè entro letteralmente nel libro, sono nel libro. È come prendere una vitamina, no? È come prendere una vitamina, man mano che la prendi ti... A me piace molto immaginare la situazione che leggo, quindi la fantasia certamente, come si dice sempre, aumenta. Divertente intrufolarsi nella vita di altre persone, è divertente viaggiare nello spazio con i libri, nel tempo, far finta di essere un soldato romano, far finta di essere un alieno. Uno, perché ti apre la testa, ti fa conoscere altri mondi, e secondo perché ti dà un fortissimo sentimento di intimità. Intanto è un esercizio di sana solitudine. Qualcosa di cui credo non potrai fare a meno. Mi stacca in un certo senso dal mondo. Abitarsi. Costruire un futuro più interessante. Come evadere, sì, evadere. Uno magari si sente particolarmente lontano, a disagio, al dire oggi pomeriggio leggo un libro, perché è una cosa che non si fa, suona un po' strana. Di mio non, a casa non vado in biblioteca comunque a comprarmi un libro a casa, se non ho niente da fare non mi metto a leggere. Siamo giovani. E quindi? Preferiamo divertirci che passare i nostri pomeriggi chiusi in casa a leggere. E io ho un rapporto con la letteratura più che altro... come sonnifero, se così possiamo dirlo. In un paese in cui, secondo le statistiche, ci sono 39 milioni di analfabeti di ritorno, cioè gente che fa fatica a leggere un articolo di giornale, credo sia una cosa fondamentale. Per conoscere altri mondi, per conoscere persone, per conoscere le proprie emozioni. Fondamentale per capire come è fatto il mondo e chi siamo noi esseri umani, ecco. Per sviluppare la capacità di esprimersi, la capacità di comunicare, di raccontare delle cose. Perché comunque si impara a essere altri, si impara anche a essere se stessi leggendo, secondo me. E immergersi in un mondo che magari nella vita reale non si può avere. Il confronto con ambienti o persone che magari si distanziano dalla nostra visione di vita può aiutare a una maggior concezione di quello che ci circonda. E non c'è lettore che interpreti un libro come un altro lettore, quindi in ogni tipo di lettura c'è una sorta di capacità creativa e interpretativa.
tappare dei vuoti oppure appunto cercare noi stessi dentro le parole. I libri sono gli amici più fedeli, i compagni più fedeli per tutta la vita. Il libro non finisce mai se prima non passa attraverso le mani di chi lo legge, la testa e il cuore di chi lo legge. E noi leggiamo quegli stessi testi per ragioni diverse da quelle probabilmente per cui sono stati scritti e poi vengono letti in un altro momento. Mi ha abbastanza fatto riflettere, per esempio, sulla società, la fattoria di George Orwell. All'elementare iniziavano a darmi i primi libri da leggere, ma quando io ho letto Il piccolo principe, senza che nessuno me lo imponesse, è stata proprio lì la svolta. Qualcuno con cui ricordare di David Grossman. Frankenstein, il cui sottotitolo è Il Prometeo moderno. Secondo voi, questo titolo è un titolo normale? È un romanzo che ho scelto perché l'ho letto alla vostra età. Questo libro è una storia d'amore. E mi è sembrata una delle storie d'amore più belle che abbia mai letto. La volta scorsa ho portato ai ragazzi un racconto ed è proprio la parte in cui lui torna a casa dopo essere stato al fronte, torna a casa in licenza e quando torna a casa scopre che tutti sono rimasti uguali a quelli che lui ricordava, ma nel frattempo è cambiato lui e non riesce più a trovare un modo per dialogare con loro. E si trova perso, no? O siamo preda delle nostalgie, già persino voi a 19 anni, no? Vocati verso un passato che era quasi sempre meglio. O non solo paura, che quello ancora, perché la paura ti terrorizza, peggio. Siamo proiettati, quindi, o siamo voltati di là, o siamo proiettati nel futuro, perché domani sarà più bello, perché le mie aspirazioni le metto nel futuro, perché è là che arriveremo, perché senza futuro come faccio? Senza futuro, cazzo, stai nel presente! E soltanto tu dal presente puoi darti il futuro. E poi la complessità, il tema della complessità. Io non ne posso più del bignami della vita. I consigli non esistono appunto, secondo me sono le narrazioni, e attirate sulle antenne. Vi saluto, prima che qualcuno faccia qualche altra domanda.